Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi ricordiamo San Siro ed è il 9 dicembre. Ascoltiamo. Siro è stato, secondo la tradizione, il primo vescovo di Pavia. La storia di Siro ci è tramandata da una fonte agiografica, il manoscritto del XIV secolo, De Laudibus Papie. Secondo questa fonte, Siro sarebbe stato il ragazzo che portò le ceste di pani e di pesci che poi Gesù moltiplicò. Sempre secondo questa tradizione, Siro avrebbe poi seguito Pietro a Roma e sarebbe stato da lui inviato nella pianura padana a predicare e a convertire quelle popolazioni. Divenne quindi il vescovo di Ticinum Papie, il nome dato dai romani a Pavia. Sempre secondo questo scritto, egli fu molto presente in tutta la regione, predicando in tutte le principali città. Questo ne fa motivo di vanto per i devoti di Pavia, che possono dire che il loro primo vescovo sia anteriore al primo vescovo di Milano, da cui Pavia dipende ecclesiasticamente. E su San Siro a volte nasce qualche piccola barzelletta, perché è più famoso lo stadio, famoso che si trova a Milano, piuttosto che questo santo, tanto che poche persone credono esista effettivamente un San Siro. E invece c'è, è stato il primo vescovo di Pavia, un vescovo che ebbe molta cura di portare Gesù a chi era lontano dalla Chiesa. A quel tempo avevamo una Pavia molto piena di paganesimo, riti pagani, che ho già spiegato, sono tutte quelle pratiche che non sono rivolte poi a Dio, ma sono riti magici o comunque preghiere e intenzioni rivolte ad altre divinità, sostanzialmente inesistenti. E il paganesimo però non è solo roba del passato, perché anche noi, ai nostri giorni, sicuramente siamo attaccati a piccoli gesti e riti che ci danno una certa sicurezza, più per scaramanzia, ma poi in realtà sappiamo che sono efficaci nella vita vera. Una certa frase "non è vero, ma ci credo" in realtà un po' ci mette in crisi. Quindi pensiamo a tutte quelle cose che sentiamo di dire "non è vero, ma ci credo". E quindi se non sono vere, perché crederci? Allora cerchiamo di purificare, perché sono uno spreco di tempo e di energia, la nostra vita da tutte queste cose che possono essere oroscopi, possono essere piccoli riti, maghi, malocchi. Ecco, tutte queste cose che in realtà ci danno una sicurezza che però è radicata in una bugia. E allora ci poniamo proprio sotto l'intercessione di San Siro, lui che ha convertito tanti pagani, chiediamogli di purificare la nostra vita da tutte queste piccole espressioni di una immaturità, della fede, una piccola paura forse di affrontare la vita senza un appiglio di magia. Invece no, la fede è molto più forte di qualsiasi magia, perché è verità e il Signore sarà sempre con noi. San Siro prega per noi.